primo tempo finalissimo Summer Cup 2017. Porcellona alle spalle. Andiamo da Capitano Esposito. Fachi 3-1, buon primo tempo. Anche un rigore fallito per voi. Cosa si deve fare nel secondo tempo? Dobbiamo segnare, dobbiamo chiudere la partita. Sembra fino alla partita dura, loro giocano molto molto molto, molto bravi in difesa. Molto bravi in difesa, il portiere ha fatto dei miracoli clamorosi. La partita è difficile, dobbiamo giocare fino all'ultimo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Grazie, in bocca al lupo. Teddy! Jacopo, non sono bastati due miracoli tuoi per evitare di chiudere in svantaggio questo primo tempo, 3-1 per gli avversari, però una partita bellissima, degna di una finale, questa era la finale. Sì, dobbiamo chiaramente cercare di essere incisivi in attacco, portare anche noi meglio il nostro gioco, finalizzare meglio, passare meglio, trovarci meglio, perché chiaramente se poi si concede troppe iniziative agli avversari, una non va, due non vanno e poi magari... ci sono gli episodi che ti fanno ti penalizzo. Grazie, in bocca al lupo. Ragazzi, buonasera, eccoci qui alla premiazione del torneo Summer Cup 2017. Siamo qui con le due squadre finaliste, un abbastanza folto pubblico e tutti premiati individuali. Il grande applauso che voglio fare per primo è proprio a voi, le due finaliste, che ci avete regalato un grandissimo spettacolo. Diciamo ancora come è andata a finire, ringrazio la struttura Bombonera Club, lo staff SK, lo staff della struttura e l'arbitro Andrea Righi, un grande applauso cumulativo per tutti quanti, grazie ragazzi. Allora, come di tradizione, tornei SK a un unico girone, premiamo per primi una coppa che ha un grande valore, soprattutto un girone unico a ben 12 squadre, e la consegniamo al capitano della vincitrice della regular season, e sono proprio loro, gli FC Porcellona Pachi Esposito. Vai, vai, vai! È il porcello numero uno. Foto. Poi, allora, ragazzi, per favore, andando in ordine di ruolo, siamo il miglior portiere che non è qui, lo salutiamo solo. Andiamo dal miglior difensore, che fa parte di una delle due squadre finaliste. Ricordiamo che la maggior parte dei premi individuali sono stati ripartiti tra le due squadre finaliste. Ed è lui il miglior difensore di questo torneo, Alessio De Luca. Andiamo avanti in ordine di ruolo, e qui c'è una rivelazione di questo torneo, un grandissimo giocatore, il miglior centrocampista di questa competizione è Vincenzo Serio. Mi stanno dicendo, oh, fammi venire, c'è sto sputo, porcellone. Allora, il miglior attaccante è qui. E lo facciamo andare perché deve giocare sul calciotto dei Torre S Cup, deve andare a giocare sul calciotto alle 11. Miglior attaccante di questa competizione, e approfittiamo, gli diamo anche il capocannoniere del Velez, Vincenzo Serio. Capocannoniere. Vincenzo, scusami, visto che devi andare di fretta, ti voglio far dire due parole, una dedica, qualcosa. No, beh, dedico. Primo torneo col Velez, vero, però, che hai fatto dall'inizio alla fine. È andato bene, no? Quasi. È andato bene individualmente. Come squadra? Ah, ok, perfetto. E capocannoniere a 32 reti. A pari merito con Vincenzo Serio c'è di nuovo Vincenzo Scotto. Bravo! Scotto Vincenzo! È stato. Mettila, guarda come sta rosicando, io scogliamo io. Fermi tutti, per favore, doppietta merita almeno una dedica, due parole su questo torneo. Non parliamo della finale, parliamo di come è andato l'andamento del torneo che ti ha portato a vincere questi due riconoscimenti individuali. Allora, i complimenti vanno alla squadra perché merito loro, se ho vinto questi premi. Tanto questo premio lo avrebbe dovuto vincere mio cugino, non è avuto 3-4 partite e secondo me l'avrebbe vinto a mani basse. Probabilmente sì. E complimenti alla squadra finalista, grande squadra, però abbiamo dimostrato che il nostro cuore va oltre. Quindi complimenti ragazzi. Perfetto, complimenti. Adesso assegniamo un premio abbastanza importante che l'abbiamo decretato noi dello staff, non è con le classifiche individuali, è il premio di miglior giocatore di tutta la fase playoff. L'abbiamo dato ovviamente a un giocatore della finale,
ovviamente, ma non sempre, anche questa sera un giocatore che ha vinto la finale e che è campione di questo torneo. Decidiamo di premiare il miglior giocatore di tutta l'intera fase playoff, Lino Scognamiglio. Detto è il cucchiaio, e con questo ha vinto il miglior. Otto un attimo. No, Lino, le devi dire perché in semifinale hai fatto il cucchiaio sul rigore. In finalissimo durante il torneo. Vabbè, ma siamo alla semifinale, perché ho detto quale torneo? Semifinale. Dai. E poi in finale durante la partita l'hai sbagliato, però quando contava alla fine l'hai segnato. Com'è andata questa finale e questa avventura, Lino? Tutto che vabbè, partiamo che stasera stava un po' olio. Ho portato la sede dell'ombrellone stasera proprio. Però faccio i complimenti a tutta la squadra, perché è stata una bella finale. Sicuramente. Anche per lo spettacolo, penso che ci siamo divertiti. Sicuro. Ci vediamo fra pochissimo, Lino. Complimenti ancora. Breve e classificati. Devo dire esattamente solo due parole. Primo anno che si iscrivono, anzi neanche primo anno, prima edizione che si iscrivono a un torneo SK con qualche vecchia gloria dell'Atletico Calilla che già conoscevamo, però è stato un grandissimo piacere conoscere da parte nostra dei organizzatori, prima che come giocatori, come persone, i secondi classificati vice campioni, le Alle Sparta. Tutti. Quindi si riprende. Anche se comunque del secondo posto, un grande merito perché la finale sappiamo che è finita 5 pari. Un grande applauso ai vice campioni Lalle e Sparta. Complimenti. Grazie a voi, una foto di gruppo tutta la squadra, ragazzi. No, un attimo solo Stefano Chiantesi, un attimo qui solo rimane. Stefano, lasciamo stare come è andata la finale, è stata bellissima, lotteria, si sa, lotteria, rigori, eccetera. Però cosa hai da dire su questa tua prima avventura con questi ragazzi? Ragazzi, per favore. Una vera sperimentata, perché alla fine non giocavamo neanche tutti quanti insieme. Poi alla fine ci siamo smostrati una bella banda, nel girone abbiamo fatto tutte le squadre più forti, veramente stasera non c'è, però visto sono forti veramente. E ora tutti gli scotti spab. Arillo, quante birre prende? Vieni a pagare. Perfetto, allora per giù. Ok ragazzi, allora un grande applauso, un grande oh! Campioni in assoluto della Summer Cup 17, il Porcellona! Io perdono, a Porcellona no! Le medaglie. Io ho visto prima, un attimo solo, Gianmarco Cervizi dedica. Voglio dedicare questa vittoria a mio cugino che per lavoro è andato in Svizzera, ex gloria dei Porcellona. Ringraziamo a Dio che è andato in Svizzera. Chiudiamo il collegamento con il campione, capitano, campione dell'FC Porcellona al primo, non alla prima edizione, ma al primo anno con l'SK. Secondo tentativo è andata meglio, avevi portato a casa la coppa. Due parole su questa avventura e una dedica finale per questa coppa. È stato un torneo che abbiamo dominato all'inizio. Abbiamo giocato fino dalla prima all'ultima partita dando tutto quello che avevamo, che il nostro obiettivo rispetto all'anno scorso era quello di vincere. Ci è rimasta un po' in gola, diciamo, la vittoria dell'anno scorso, quindi ci siamo dovuti rifare quest'anno. Abbiamo dato tutto. La squadra avversaria è stata forte, ha creduto, anche dopo il 4-1. 5-2. 5-2. Non tutti avrebbero fatto questo recupero. Merito. Però, diciamo, non abbiamo dimostrato nel girone, vincendo quasi tutte le partite, veramente tutto. Però in queste fasi finali... Gli avevi meritato comunque in gran parte questa coppa. Una dedica finale, Paghi. Dedica la vittoria a tutti i ragazzi che sono venuti a giocare, chi è venuto a vederci, chi ci ha sostenuto. E chiunque abbia giocato con questa maglia. Il motto finale, Dio perdona. Porcellona no. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima Summer Cup. Ciao.